Siamo partiti veramente. E siamo partiti, ma la musica sembra la stessa di domenica scorsa. Le cose non sembrano andare meglio. E vediamo un pochettino gli amici che ci sono adesso. Vediamo di spostare un pochettino anche su di voi la camera. Un secondo e ci siamo. Partiamo con tutto. Ok ragazzi, allora Cristian, Claudio e Tonio, cominciamo da Tonio così magari smette di fumare. Sì, infatti già ho dovuto spegnerla, anche perché se continuiamo così qui aumenterà il consumo di sigarette, perché insomma, un'altra partita da nervosismo, un'altra partita del dente, come dire. Un po' meglio nel secondo tempo quando ha fatto quegli spostamenti, ma insomma diciamo che anche la sconfitta di oggi ci sta, non ci sono molte attenuanti, ha creato pochissimo il Foggia, si è fatto imbrigliare bene il Benevento, eppure considerando che ha subito gol soltanto al primo minuto, insomma aveva praticamente almeno altri 89 minuti per correre i ripari. La reazione non c'è stata e mi è sembrato anzi forse qualche passo indietro è stato fatto, se non altro in quanto a proposizione di gioco, non c'è stato neanche il possesso palla, no? Neanche dal punto di vista sterile nel primo tempo, perché Foggia comunque ha subito molto la pressione del Benevento, che ha cominciato a pressare già nella nostra metà campo, come faranno un po' tutti, considerando che sanno che Foggia deve giocare la palla da dietro. E quindi comunque diciamo che poi si è complicato un po' l'esistenza. Poi dicevo un po' meglio nel secondo tempo, con lo spostamento di Coletti al centrocampo, anche se insomma tutto sommato dal punto di vista delle conclusioni non c'è stato granché, se non quella di Gemmello e quel tentativo di Viola e di Agnelli, però dopo di questo insomma mi sembra che il Foggia abbia meritato ampiamente questa sconfitta, non so se siete d'accordo con me. È difficile non essere d'accordo. Cristian, come la vedi? Ma allora, se dobbiamo fare un discorso obiettivo, diciamo che oddio, è difficile perché comunque è ancora presa questa sconfitta, eh? Però vabbè, cerchiamo di essere freddi, diciamo che un po' abbiamo giocato meglio in avanti, qualcosa abbiamo costruito e mi è sembrato che forse da un punto di vista diciamo dell'attacco qualcosa si sta vedendo, sta uscendo fuori, però abbiamo sbagliato troppi passaggi facili, troppe centrocampo esistente, giocatori che non si trovavano, si cercavano, non si trovavano troppo spesso, questa doppia sostituzione tra il primo e il secondo tempo la dice lunga, fa capire insomma sicuramente De Zerbi non è stato soddisfatto neanche lui, ha tentato di cambiare completamente tipo di assetto di gioco, ma non ci è riuscito totalmente, perché certo partire con un gol sotto non è facile, non è facile, il Foggia lo ha fatto in altre occasioni, ma è un Foggia diverso, è un Foggia forse un po' più umile, che scendeva in campo con quell'umiltà che gli permetteva, quella spensieratezza che gli permetteva di giocare, di mantenere palla, come diceva Tonio, di gestire la partita, di imporre il ritmo, ma il ritmo è stato un po' più alto, un po' più elevato, però non c'eravamo dentro, abbiamo ballato un po' la salsa al primo tempo, un po' di stupidaggini, ripeto, sui passaggi semplici, proprio sulle banalità, che un po' mi hanno ricordato il brutto Foggia dell'anno scorso, i fantasmi. Poteva andare anche peggio, poteva andare anche peggio, perché qualche cosa poteva andare peggio, però questo ci fa capire che insomma la squadra è ancora in rodaggio, ma quando finirà questo rodaggio? A questo punto la domanda è doppia, nel senso che cosa ci dobbiamo aspettare, cosa c'è che non va, sono gli schemi, sono i giocatori. Sì Cristian, c'è un particolare che tra l'altro credo che sia il caso di sottolineare. Il Foggia di quest'anno, come diciamo assetto base, assetto titolare, tra virgolette,
che De Zerbi ha provato e riprovato sia in ritiro sia durante le partite per campionato, prevedeva comunque un gioco che si sviluppasse soprattutto sulla sinistra, dove c'era Floriano che egregiamente ha fatto il suo dovere. Adesso questo insistere su Sainz Mata, che a me non piace in quella posizione, no, in verità, e forse, come dire, ha in un certo qual senso deve convincere De Zerbi che probabilmente deve cambiare il gioco. In realtà, nelle ultime tre giornate di allenamento, tutte a porte chiuse, c'è stato qualche tentativo di trovare una soluzione, e una delle quali l'abbiamo vista nel secondo tempo, perché in effetti ha provato anche quello nel secondo tempo, la doppia sostituzione tra centrocampo e difesa, insomma, in particolare. Però ecco, mi sembra un Foggia che, non avendo la possibilità di trovare gli stessi interpreti, continua a recitare lo stesso copione con attori probabilmente non adatti. È chiaro che nessuno poteva prevedere l'infortunio lungo di Floriano, però insomma credo che qualche altra soluzione la si possa quantomeno cercare. Sì, anche perché poi il tempo passa, noi ci troviamo ormai alla terza giornata. Ho dato un'occhiata alla classifica prima, ma noi abbiamo una situazione in cui abbiamo la Paganese a 7 punti. Cioè è chiaro che magari non è che uno si può mettere proprio dopo 3 giornate a guardare la classifica, però comunque sta lì, la Paganese fa 7 punti, noi ne facciamo 1 in 3 partite. Insomma, sì, in qualche maniera la situazione andrebbe sistemata meglio, ci sono cose che comunque non vanno, questo mi sembra più che evidente. Biagio, c'è un particolare però, io sono sempre convinto, e tanti anni di esperienza di questi campionati, insomma, mi fanno affermare questa cosa con una certa tranquillità, che i campionati in Serie C cominciano sempre a gennaio, per cui queste battute d'arresto iniziali, è chiaro che sono preoccupanti, se non altro perché ci aspettavamo un altro tipo di Foggia che magari si mettesse lì in testa alla classifica, però non mi preoccupa molto il fatto che la Paganese sia in testa alla classifica, perché la Paganese che non poi sarà risucchiata nella posizione che le compete. Mi preoccupa per esempio che il Catania alla prima partita credo abbia vinto fuori casa, e dunque i 9 punti sì, col Matera sono diventati 3, e quelle sono le cose che mi preoccupano. Non erano 9 i punti? 9 punti, adesso ha vinto una. Sono diventati 6. No, sono diventati 6, sono diventati 6 ora. 6 punti. Sì, è meno 16. Meno 6, meno 7 da noi. Meno 7 da noi, però è un Catania che, siccome abbiamo visto come si è rinforzato soprattutto nella parte finale del mercato, insomma, potrebbe essere una delle squadre che correranno per vincere il campionato, quantomeno per i play-off. E questi 9 punti di penalizzazione possono essere pochi nel momento in cui le grandi, tra virgolette, compreso il Foggia, stanno battendo un po' qualche battuta a vuoto, per cui il Catania potrebbe annullare nel giro di 3-4 partite questo gap proprio con le grandi. Ripeto, la Paganese in testa non mi spaventa più di tanto, perché come vedere in testa il Sassuolo magari in questo momento del campionato, sapendo benissimo che poi il Sassuolo sarà la squadra che dovrà comunque alla fine lottare per salvarsi, o quantomeno per una posizione dignitosa in centro classifica. Claudio, ci sei? Sì, ci sono. Beh, ci non sono. Ti vediamo, ma ti immaginiamo. Infatti avevo ti immaginiamo, però dai, un problema, provo a risolverlo. Fa niente, senti, riavviandola. Apprezziamo tutti la tua competenza in campo artistico. L'urlo di Munch però si riferiva alla espressione dei tifosi dopo la partita? Sì, sì, la mia espressione di forte sconcerto, fortissimo sconcerto. Sì, come vivi? Non sono molto tecnico. Ieri hai fatto un bell'intervento tecnico, però oggi c'è poco da fare. Un commento però lo puoi fare su un dato oggettivo, cioè noi abbiamo visto una pressione data dal Foggia in avanti che si è tradotta in un certo numero di calci d'angolo. Dopo 8 c'è stato il primo calcio d'angolo attorno al 24esimo del secondo tempo per il Benevento. Quindi ci sono stati 8 calci d'angolo del Foggia, tutti sfruttati molto male. E il primo, il Benevento, l'ha avuto tardi. Significa qualcosa? Non sento il nulla. Ehi, non so se mi sentite. Sì, c'è qualche problema
c'è qualche problema. Vabbè, dai, Cristian, fai tu, che credo che ci sia un problema. Sì, magari ci riproviamo, Claudio. Ma chi è partito col motorino qua? Quello è Giacomo che è partito col motorino. Ah, Giacomo, messo sul motorino allora. Ah, Giacomo è sul motorino, allora non lo disturbiamo. Okay. Riproviamo con Claudio. Tornando ai calci d'angolo, Biagio, l'anno scorso una delle caratteristiche principali del Foggia era quella di collezionare 12, 13, anche 15 calci d'angolo a partita. In realtà, se poi vai a vedere i gol realizzati su calci d'angolo, sono ben pochi rispetto ai tanti calci piazzati tirati. Anche oggi, su 8 calci d'angolo, in effetti non è che abbiamo prodotto più di tanto dal punto di vista della pericolosità sotto porta. E anche questo è un dato che va verificato, così come per esempio quel giorno abbiamo visto, specialmente nella parte finale del primo tempo e all'inizio del secondo tempo, più proiezioni di Angelo sulla fascia, però Angelo i primi due grossi attacchi bassi l'ultimo, quello importante che poteva essere determinante, l'ha tirato all'esterno e poi dall'altra parte dell'area. Vanno anche queste riviste e controllate. Sì, è così. Beh, d'altronde siamo poco efficaci a questo punto, dobbiamo dirlo. È vero, certo. Christian? Il fatto che noi produciamo tutti questi calci d'angolo, quindi comunque una pressione la facciamo. Abbiamo comunque alla fine poi dei risultati scadenti già dallo scorso anno. Voglio dire... L'aspetto propositivo cioè, si comincia a vedere qualcosa, un barlume di attacco di squadra, si comincia a vedere avanti, ma non è quello che mi preoccupa, no? A parte i risultati, a parte poi le prestazioni delle singole punte sui quali ho dei personali dubbi, insomma, ancora. Tutto sommato la squadra avanti ha giocato abbastanza bene. La cosa che mi preoccupa sono l'assenza, ripeto, degli schemi, l'assenza dei passi, cioè l'impossibilità nel fare i passaggi più elementari a centrocampo, specialmente perché poi tutte le loro azioni e azioni delle squadre avversarie nascono da questo. Cioè, come dicevamo anche in chat prima, le punte stanno lì. Se non riusciamo a far arrivare i palloni giusti alle punte, c'è qualcosa che non va. Cioè, probabilmente c'è un problema a centrocampo che non so se è dovuto a problemi di infermeria, ma secondo me c'è anche qualcosa legato ai ruoli, nel senso che ancora non ha bene le idee chiare, oppure se ce le ha chiare sta cercando di risolvere delle lacune che ha. Probabilmente non era questo che aveva in mente, non ci credo, non voglio credere che Zerbi sia soddisfatto. Già le sue parole della domenica scorsa mi hanno lasciato un po' perplesso. Io non vedo l'ora di sentire cosa dire adesso, perché comunque bisogna reagire a una situazione del genere. Bisogna reagire, bisogna dimostrare di saper reagire, perché la maturità di una squadra dipende anche da questo. Forse bisogna ripartire col piede giusto, fare un bagno di umiltà, ma veramente più di un bagno di umiltà, e ricominciare da dove abbiamo lasciato l'anno scorso, cioè da gioco semplice, giocare tutte le palle, cercare di andare lì in campo con la testa tranquilla. È così che forse riusciamo a recuperare quel recuperabile, magari riusciamo a tirare fuori anche del buon gioco, che finora non abbiamo visto, cioè io non ho visto. Ma la tranquillità, Tonio, secondo te si è persa? Cioè la differenza fra le aspettative che abbiamo riposto tutti, inutile dirlo, insomma, dai tifosi semplici, gli addetti alla comunicazione, chiunque diciamo quest'estate, soprattutto dopo aver visto la Coppa Italia, dopo aver visto Verona, dopo aver visto Bari, insomma tutti quanti ci aspettavamo un avvio diverso. Questa differenza stridente fra ormai la terza partita, non è una partita, la terza partita, è una differenza stridente fra i risultati ma anche nel modo, nell'approccio alle gare, non rischia di innestare una spirale pericolosa? Ed è proprio quello il rischio che bisogna evitare, perché è evidente che se noi siamo rimasti delusi perché avevamo intravisto un altro tipo di squadra rispetto a quella vista in queste prime tre partite, credo che anche per loro adesso sia più difficile
tornare con i piedi per terra, perché in pratica la delusione che tutto l'ambiente trasmette, perché non dimentichiamo, insomma, che probabilmente anche qualche dirigente dopo le due prestazioni precedenti, insomma, qualche perplessità l'hanno espressa. Allora anche i calciatori sicuramente non sono più tranquilli, soprattutto convinti delle loro possibilità in queste gare. Diventa difficile poi se il risultato non ti aiuta, perché oggi anche un pari tutto sommato poteva servire, soprattutto dal punto di vista morale, per loro più che per il tifoso che chiaramente si aspettava la vittoria. Invece la sconfitta è un ulteriore preludio a una settimana, insomma, di passione, se vogliamo, perché non mancheranno le critiche, non mancheranno i commenti negativi, che molto spesso si accentrano anche su qualche elemento in particolare o sul singolo calciatore, che chiaramente ne risente. È evidente che però non possiamo stare zitti e a sperare, bisogna che qualche cosa si cambi. E Derby ha detto venerdì in diretta telefonica da noi che lui non è il tipo in pratica che nasce e muore con la stessa idea. Nel momento in cui dovesse rendersi conto che qualcosa non funziona nel suo progetto di gioco, il primo, insomma, che dovrà cambiare. Ripeto, qualcosa l'ha sperimentata in settimana, evidentemente però lui è ancora convinto della bontà del gioco che la squadra tutto sommato ha espresso durante tutta la fase di precampionato e anche in Coppa Italia, anche se, torno a ripetere, forse aveva già in mente la formazione ideale, che prevedeva almeno due calciatori diversi rispetto a quelli che sono scesi in campo adesso per via degli infortuni. E quindi questo forse ha scombussolato un po' i suoi piani, ma soprattutto anche l'assetto della squadra, perché per esempio io ho visto adesso i tentativi di servire sulla sinistra con i lanci lunghi da centrocampo, magari dalla parte opposta, servire Mata nel primo tempo e Biemel nel secondo tempo. Tutto questo con Floriano avveniva molto più spesso perché erano sicuri che la palla giungesse a Floriano, che riuscisse a controllarla e che potesse far partire l'azione d'attacco del Foggia. Insomma, sinceramente, oggi l'avrò visto un paio di volte, quindi troppo il gioco può funzionare con questi interpreti. Certo, certo. Beh, io vi lascio con l'ultima domanda, facciamo l'ultimo giro, vediamo di partire anche da Claudio che comunque sentiamo. Non mi vedete ancora. Ma ti sentiamo, non ti preoccupare. Ok. L'ultima cosa, l'ultimo giro di domande è questo. Secondo voi è un problema di singoli o c'è un problema anche di assetto? Come Tonio prima diceva che De Zerbi è pronto a cambiare, a ricredersi, a rettificare. La domanda è: qualche singolo è venuto meno, cioè il gioco bene o male era impostato in maniera adeguata, ma il singolo non aveva capacità di interpretarlo bene, o ci troviamo di fronte a una situazione nella quale forse il mister sta tentando troppo spesso di cambiare qualcosa e non sempre gli riesce? Oggi ho visto 4 punti alla fine. Claudio, partiamo da te. Allora, io sono convinto che non mi vediate ancora. Non però, fa niente, ti sentiamo perfettamente. Io avevo fatto una piccola riflessione durante la partita, che è nata poi da una sensazione che ho provato in quel momento. La volevo condividere, ma un secondo. Io l'anno scorso, a prescindere dal risultato, potevamo perdere 1-0, come pareggiare o vincere. Avevo sempre l'idea, la sensazione che qualcosa potesse succedere. Il Foggia lo vedevo aggressivo, lo vedevo su tutti i palloni per primo. In rari casi non è successo, ma la tempra della squadra io la vedevo e questo mi creava quasi un'aspettativa, come ricordo i tempi di Zema, dove tutto era possibile, anche sul sotto di 2-0 sembrava che qualcosa potesse succedere. Io in queste due partite, in questa soprattutto, non ho avuto assolutamente questa sensazione, neanche con il tiro di Gemmello ormai a fine partita, il primo tiro in porta. Quindi secondo me è proprio un discorso di testa. Questi ragazzi in questo momento probabilmente non hanno quell'aggressività, perché oggi abbiamo perso tutti i contrasti, non riuscivamo ad arrivare primi anche oggi.
anche oggi non abbiamo fatto venire la voglia di, non dico di vincere, ma almeno di provarci a vincere. Non mi è sembrato, non mi è sembrato. Beh, grazie. E su questo, Christian, poi chiudiamo con Tonio. Su questi spunti che ci ha dato Claudio, che ne dici? No, vabbè, sicuramente manca un equilibrio a questa squadra, che sia mentale, che sia fisico, ancora questo, insomma, io aspetto, mi aspetto che ce lo dicano dagli spogliatori, insomma, perché queste risposte ce le devono dare da lì, devono venire da lì. Sicuramente non credo che questa squadra sia messa bene, perché se stiamo facendo giocare, se la squadra deve essere improntata per avere doppi ruoli, no? Cioè, se tu devi avere più giocatori intercambiabili, in questo momento stai dimostrando che non è così. Perché anche se si fa male qualcuno per sfortuna, tu dovresti avere un giocatore che fa coprire quel ruolo. Quindi in questo momento questo non sta avvenendo, sicuramente. Quindi perché non tutti sono allo stesso livello di forma, non c'è la testa, ci sono dei problemi di schemi, alcuni hanno difficoltà a entrare in quel gioco. Stiamo facendo giocare dei giocatori nei ruoli che non li competono, c'è un problema a livello di spogliatoio. Questo non lo sappiamo. Queste sono le domande che ci facciamo noi da tifosi. Speriamo che qualcuno riesca a porle anche a chi di dovere, ma ad avere anche delle risposte. Perché comunque, sicuramente è una dimostrazione che hai giocato male, perché hai giocato male. Il risultato. Cioè, alla fine il calcio è quello, anche se avessimo giocato bene, saremmo qui a dire abbiamo giocato bene, però abbiamo subito un gol No, ma abbiamo giocato male. però in realtà abbiamo giocato male, quindi abbiamo giocato male, non possiamo certo dare la colpa ai giocatori, nel senso che comunque ci aspettavamo che alcuni giocatori dovessero sostituire altri giocatori in modo tale da avere una squadra competitiva durante tutto l'arco dell'anno. Sfortuna ha voluto che alcuni giocatori si fossero fatti male subito, stiamo impiegando subito, diciamo, altri giocatori in quei ruoli, non si stanno rilevando all'altezza. Questa è la mia conclusione, qua, cioè, è evidente questo ormai. Perché è normale, tutto ciò io non lo so, ma sicuramente non so se è una possibilità, ma sicuramente non è una cosa positiva, cioè in questo momento non è quello che Zerbi voleva probabilmente. Non ci siamo, non è il Foggia che probabilmente si era parlato in fase di costruzione, non è la squadra che deve mangiare, che deve distruggere questo campionato, era pronto sicuramente. Con questa squadra ci dobbiamo forse un po' ridimensionare, perché le prestazioni parlano chiaro, almeno fino ad ora, poi speriamo che domenica prossima il vento cambi, però se dobbiamo valutare le prestazioni fino ad oggi. Claudio, tu Sicuramente possono stavi essere. intervenendo su Christian, c'era qualcosa che volevi aggiungere? Sì, no, era nello specifico il momento che ha scatenato questa riflessione di cui parlavo prima. Al 40esimo, credo, del primo tempo, sulla fascia destra Sarno, scalino per Angelo che si sovrappone, tutto bellissimo, Angelo crossa in mezzo, difensore riesce a spazzarla, la palla era ancora in campo. Erano in cinque in area del Foggia e tutti con le braccia calate in segno, capito, di sconfitta, come a dire: mannaggia, neanche questa è riuscita ad arrivare in area. Certo. L'anno scorso avrebbero rincorso la palla in media, c'era fame l'anno scorso, era questo che poi mi ha fatto, io quando ho visto quella scena ho detto: ma vedi un po', come si dice, no? Penso che Era possiamo avere un contributo da Giacomo. Ci senti, Giacomo? Io mi sento, non so se voi Oh, sentite me, ma io sento sì, voi. Giacomo, abbiamo avuto problemi a Sono collegarci con te. Adesso invece ho visto che è ok. apparsa una icona giusta. E Sono ci fai. appartato in una strada di Milano senza traffico Sì, perché sono obbligato in età. abbiamo sentito il tuo motorino, l'abbiamo sentito. E anche purtroppo arrivi alla fine, noi oggi abbiamo un'altra trasmissione subito dopo, ma il tuo commento lo voglio sentire. E io sono arrabbiato, ma penso a dei livelli assurdi, nel senso non so proprio che dire, per me è un problema di squadra, veramente non ci siamo proprio con la testa, stiamo proprio sbagliando tutto, mi sembra
La squadra non c'ha fame, come ha detto qualcuno. Forse l'anno scorso non arrivavano i premi e la squadra si è rifiutata di giocare. Quest'anno mi sembra invece appagata, completamente appagata. E non vorrei neanche che l'esperimento di Coletti in difesa diventasse un alibi per questa squadra. Perché forse a me, quantomeno personalmente, Coletti in difesa oggi è piaciuto. Non mi sono piaciuti gli esterni. Agostinone è veramente la copia sbiadita, ma sbiaditissima di quell'Agostinone che ci aveva fatto ricredere l'anno scorso. Stessa cosa per Mazza, che forse perché deve guadagnarsi il posto da titolare vuole fare il fenomeno, non sapendo oggi in un'occasione Agostinone completamente libero. Mi sembra veramente una squadra. Purtroppo mi sta deludendo. Non Sì, so. Boh, vabbè. comprensibilissimo. D'altronde è lo stesso Igarashi. stato d'animo di tutti noi, ti posso Ah sì, assicurare. posso immaginare, Che però alla no, che non fine cambia, che non cambia. il problema sono punti che mancano alla classifica, perché Pagani la perdi perché entri in campo con la testa altrove, col Catanzaro perdi altri punti perché hai avuto 10 minuti di blackout, qua veramente perdi, sono punti che perdi e che alla fine ti costeranno cari. Adesso veramente diventa dura. Ma a livello più che altro psicologico, perché la squadra che aveva tutte le condizioni favorevoli per fare dei punti arriva in questa situazione. Adesso è dura mantenere unito l'ambiente, sarà dura. Quindi è molto importante la partita di domenica prossima. Diventa Sì, è importante sicuramente, ma maledettamente dopo quella importante di. per un approccio diverso al campionato. Viaggio, Io, l'importante ecco, è io entrare vorrei, sì, prima della Antonio, vittoria. vorrei proprio che tu concludessi perché abbiamo una trasmissione dopo e quindi vorrei magari che tu potessi concludere visto che hai Certo. iniziato. No, niente, volevo dire che non è importante la prossima, è importante vincere, che sia la prossima o sia l'altra ancora. A questo punto l'unico sistema forse per sbloccare quel blocco psicologico che ha ragione Giacomo si è comunque creato, possono essere professionisti quanto vuoi, possono avere tutte le esperienze di questo mondo, ma insomma tre risultati negativi quando tutti si aspettavano da loro invece l'exploit già dall'inizio. Sicuramente influiscono a livello psicologico. È lì che dovrà molto lavorare, secondo me, De Zerbi, e per cercare di convincere, insomma, che non può essere questa squadra diversa da quella vista a Bari, con la Lucchese, con Verona, perché la squadra, insomma, non può dimenticare come si gioca. Evidentemente, ripeto, l'assenza di qualche personaggio reputato fondamentale nel gioco di De Zerbi ha complicato un po' la situazione. Però, come diceva giustamente Christian, quest'anno si è partiti con l'idea di avere un doppio giocatore per ogni ruolo, tutti più o meno allo stesso livello. Evidentemente qualcosa del genere è venuto a mancare, o al limite chi avrebbe dovuto, insomma, dimostrare questa teoria la sta smentendo clamorosamente. Non è il Antonio, caso. Sì. chiedo scusa, ma la sconfitta di Pagani per me non può essere, cioè, non può avere come alibi il fatto di Floriano assente piuttosto che. Perché. No, vabbè, Nel senso. la sconfitta di Pagani è sicuramente una sconfitta che è nata durante la settimana quando il Foggia, prima di partire, aveva già in tasca i 3 punti Assolutamente. mentalmente, e lì non ci piove, Ed è per una. Ma me. neanche la, scusami, neanche il pareggio col Catanzaro può essere imputato a qualche assente, perché lì eravamo passati in vantaggio e mancava solo, cioè gli bastava gestire il risultato. Non so Sì, come anche se dire, non ma hai. chiedo scusa. No, però non hai combinato il Catanzaro, voglio dire. Alla fine, insomma, potevi vincere anche 1-0, però non è stata una partita che il Foggia ha dominato, Appunto, quindi però alla fine negli ultimi 7 minuti, insomma, che è le sembrato un po' assenze, quelle sbagliato. poche assenze che abbiamo alla fine, perché Floriano adesso si è aggiunto Quinto, che veramente da una parte, con tutto il bene che posso volere a Quinto, può essere un'occasione per migliorarci su quel punto, ma non possono essere delle scuse oggettivamente, perché come ho già detto, secondo me è mancata la testa e mi dispiace. No, ma qualcosa è venuto a bloccarsi a livello di meccanismi di gioco e chiaramente poi i non risultati hanno fatto il resto. Sì, non abbiamo fatto Evidente, un tiro in porta. Cioè, oggi non abbiamo fatto certo. due tiri in No, porta. io oggi è meritatissima la sconfitta perché in Sì, effetti le occasioni effettivamente. non le hai neanche create, tutto sommato. Quindi non è che puoi dire mi è andata male perché il portiere è stato un fenomeno. Oggi non c'è stata questa cosa. Potevamo dirlo domenica scorsa nella finale di Catanzaro, ma oggi no, insomma. No, appunto, Va perché non lo bene, so. va bene.
Non abbiamo tempo di commentare gli strani incidenti di Narciso, perché un bravissimo portiere non dovrebbe giocare a Benevento, però, perché ogni volta che andiamo la papera dell'anno la fa lì, o comunque l'errore dell'anno lo fa lì. È già successo lo scorso anno e mi dispiace, perché sì. Narciso, parere personale, penso che sia uno dei migliori anche da un punto di vista emotivo, di carica di quella squadra. E io vi ringrazio tutti per la partecipazione, perché non è mai facile intervenire e sta diventando sempre più difficile intervenire dopo queste partite, perché purtroppo non vanno bene, però lo avete fatto e avete interpretato in maniera corretta quello che è il pensiero di tutti quanti. Saluto Giacomo, saluto Cristian, saluto Claudio, Tonio come al solito. Continuiamo a stare vicino alla squadra, soprattutto in questo periodo che magari hanno ancora più bisogno. È fuori di dubbio. Bene, saluto tutti. Cerchiamo di fare le domande giuste a De Zerbi e ai giocatori, se ne è la possibilità. Cerchiamo di far uscire subito fuori questo problema di questa squadra. Cristian, non so se tu hai seguito la Generalini, abbiamo chiesto di tutto a De Zerbi e credo che abbia anche risposto, proprio anche a domande piuttosto particolari, tipo, ecco, ma perché non Colettini continua a schierarlo in difesa, non al centrocampo? Gli è stato chiesto da Vaccarello e da altri, così come è stato messo in risalto che tutto sommato si saltano certi equilibri, è dovuto anche al fatto che, se andate a vedere un po' il pacchetto difensivo del Foggia, no? Dopo la partenza di Potenza non abbiamo difensori che sono nati difensori. Noi abbiamo Agostinone che è un adattato, abbiamo lo stesso Coletti in pratica, che insomma è un centrocampista, e abbiamo fatto anche i difensori in altre occasioni, però tutto questo può funzionare quando l'armonia non armonisce, cioè nel complesso la squadra gioca bene. Perché io, per esempio, non sono molto d'accordo su criticare Agostinone, che continua ad essere l'unico che comunque corre su quella fascia e tenta di portare palloni dall'altra parte. Si è andato su. Esatto, quindi è evidente che probabilmente non si può pretendere poi da Agostinone che sia un difensore impeccabile. È evidente che può essere così. Quindi anche questa settimana cercheremo naturalmente di porre al tecnico le domande giuste, che poi sono le domande che si fanno, sì, perché non soltanto prima esce fuori il problema, secondo me prima si supera. Beh, evidente, certo, ma credo che sia anche interesse suo, perché comunque anche la pressione nei suoi confronti sta montando di partita in partita. Io ho già ascoltato alcuni commenti da parte di alcuni dirigenti a fine partita con Catanzaro, insomma, che non mi sono piaciuti, perché non si può mettere in discussione tutto il lavoro fatto l'anno prima per una partita giocata così, neanche poi malaccio, no? Ma neanche dopo oggi, neanche dopo un'eventuale sconfitta con il appunto, anche perché praticamente si boccerebbe un progetto che insomma bisogna invece portare avanti. Bene, la settimana prossima speriamo di commentare qualcosa di diverso e magari così ci riprendiamo adeguatamente. Saluto Biagio, solo un attimo. Quindi abbiamo ragione quando diciamo che a livello psicologico questi risultati purtroppo complicano una cosa. Oggi per la trasmissione ha avuto un ritmo abbastanza blando, perché noi siamo depressi. Psicologicamente noi siamo purtroppo coinvolti in questo fatto di questa negatività. Sì, dopo Bari Foggia avrebbe avuto ben altro, ha avuto una foto di Franco, è stata molto lunga, dai. È tutta un'altra cosa, è vero Claudio? Ce l'ho io, poi te la mando, ce l'ho sul computer. Va bene. Quella è proprio quella più adatta per il morale al momento. Sì. Poi alla fine c'era un corretto indecoroso di Tonio che abbiamo anche preso. Va bene, ragazzi, vi saluto tutti. Saluto tutti quanti di nuovo, vi aspetto ovviamente domenica prossima, tutti con uno spirito diverso. E grazie comunque per essere stati qui oggi. E facciamo partire la sigla e salutiamo tutti. Ciao ragazzi!